Quando è stato un mese fa, è stata emessa la sentenza Mills dalla Cassazione. Quando la Cassazione ha stabilito che l'avvocato Mills era colpevole di corruzione giudiziaria per avere venduto le proprie false testimonianze a Berlusconi in cambio di 600.000 dollari, reato commesso ma prescritto per 3 mesi perché il processo è durato 3 mesi oltre lo scadere della prescrizione. Tutti si sono tutta la televisione italiana, salvo rare eccezioni, si è scatenata a dire che Mills era stato assolto. In realtà era esattamente il contrario. È un colpevole che l'ha fatta franca. Pochi hanno sottolineato il fatto che la prescrizione è scattata nel novembre del 2009 in virtù di una legge fatta da Berlusconi, perché quando il reato è stato commesso e quando il reato è stato scoperto, la prescrizione era di 15 anni dal momento in cui il reato di corruzione giudiziaria era stato commesso. Quindi se è stato commesso nel novembre del 99, la prescrizione era novembre 2014. Quindi avremmo avuto altri 5 anni per processare Mills e Berlusconi. Perché è scattata la prescrizione? Perché Berlusconi ha cambiato la legge sulla prescrizione con la legge ex Cirielli. Naturalmente non l'ha cambiata solo per il suo di processo, quindi ci sono ogni anno 70-80 mila processi che vanno in prescrizione in più di quelli che andavano in prescrizione prima, da quando è stata accorciata la prescrizione, mentre venivano ancora allungati i tempi dei processi. Quindi è interessante anche fare una simulazione con questo libro alla mano di come sarebbero finiti certi processi senza, al netto delle leggi ad personam. Il processo Mills sarebbe finito con una condanna di Mills e di Berlusconi a 4 anni e mezzo per corruzione giudiziaria, definitivi. E quindi il 25 febbraio, dopo la pronuncia della Cassazione, sarebbero arrivati i gendarmi a prelevare il cavalier Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi o a Palazzo Grazioli, dove si trovava, e a accompagnarlo nelle patrie galere a scontare la pena, senza la legge ex Cirielli che ha dimezzato la prescrizione. Si sa che Berlusconi e Mills vengono processati separatamente, infatti per Berlusconi la prescrizione non è ancora scattata perché è ferma, è rimasta ferma per più di un anno in attesa che la Corte Costituzionale valutasse il lodo Alfano. Il lodo Alfano gli è servito per scorporare la sua posizione dal processo che lo vedeva imputato insieme a Mills, accantonato, stralciato e processato davanti a un altro tribunale. Senza il lodo Alfano, Mills e Berlusconi sarebbero stati processati insieme. Senza la ex Cirielli sarebbero stati processati in tempo entro il 2014. La Cassazione ci ha detto che Mills è stato corrotto da Berlusconi, quindi è altamente probabile che se ci fosse stato anche Berlusconi senza il lodo Alfano in quel processo, la Cassazione avrebbe detto che se Mills è stato corrotto da Berlusconi, Berlusconi ha corrotto Mills, no? È il principio di non contraddizione. E quindi ecco come due leggi ad personam hanno risparmiato il carcere al Presidente del Consiglio, cioè avremmo in questo momento il Presidente del Consiglio in galera senza le leggi ad personam. Questo è il caso più clamoroso e forse la legge più devastante fatta in questi 15 anni è proprio la ex Cirielli che ha falcidiato i processi regalando l'impunità a persone colpevoli perché la prescrizione dopo il rinvio a giudizio, soprattutto dopo una condanna di primo e secondo grado, come nel caso di Mills, non significa innocenza o non significa che il giudice non sa o non si pronuncia. Il giudice si è già pronunciato. Quando la Cassazione per soli 3 mesi deve dichiarare prescritto il reato, è chiaro che sta dichiarando che il reato c'era.